Cara zucca, era da tanto che volevo comprarti così tutta intera e provare a cucinarti e voglio fare gli gnocchi di zucca, visto che arriva anche Halloween. Alexa, stop! Cominciamo! Accorrete tutti ad assistere agli gnocchi di zucca. Cara zucca, adesso ti taglio. Il forno è già acceso a 200 gradi. Non sono capace a tagliare la zucca, non l'ho mai tagliata in vita mia, ma direi che seguirò i suoi spicchi naturali. Oddio, che dura! Sei durissima, zucca. Come faccio a tagliarti? Sto coltello è troppo piccolo. Ma meglio se ti compravo già tagliata, no? Cosa dici? Vabbè, dai, proviamoci. Ecco, ce la facciamo. Vediamo di non farci malissimo in diretta. Ecco, dovevo fare così. Non tagliamo giù un dito, possibilmente. Come si fa a tagliare la zucca? Ho guardato il tutorial su come fare gli gnocchi. Comunque si taglia una zucca. Ecco, secondo me il peggio è tagliarla a metà. Una volta tagliata a metà senza tagliare anche un dito, è fatta. Ecco, ci siamo quasi. Forse dovevo togliere il picciolo. Eccola, è una zucca. Buona. Allora, adesso tagliamo gli spicchi. Sì, il più era. Ci sono anche i semi di zucca. Che bello, è proprio una zucca vera. Ti difendi bene, amica zucca. E io ho un coltellino da frutta. Sono venuta poco preparata alla nostra battaglia, zucchetta. Mettiti qui in parte, prendiamo l'altra metà. Dalla ricetta dovrei ricavare tipo 600 grammi di polpa per seguire le dosi della ricetta. Prima ti pulisco un bel po'. Tu, Matisse, non vieni su a vedere cosa sto facendo. Come mai? Non vieni? Vieni, 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 Cicetto. La taglio ancora a metà, così magari si cuoce meglio. Tu vai. Adesso la metto in forno per 30-40 minuti a 200 gradi. Poi la lascio un po' raffreddare e proseguiamo. Sto facendo bene, Matisse? Sì, vero? Dicono di metterla in forno invece che farla bollire per non farle assorbire tanta acqua. Guardiamo il tramonto mentre aspettiamo i 40 minuti. Che bello! Sono passati i 30 minuti. Ho provato con il coltello ed è morbida, quindi è pronta. La tiriamo fuori. Bene. Fuma. Ah, forse scotta, no, scotta ancora. Adesso la schiaccio con una forchetta. Un pizzico di sale. Un po' di noce moscata. Ecco,
Cosa dite? Andare? Ok. Bene, facciamo ancora un po' di spazio qui e mettiamo nel congelatore. Vediamo dove stanno qui, mettiamoli qui. Congelati. Adesso faccio le porzioni, le metto in questi sacchettini e sono pronti per l'uso futuro. Allora, facciamo che per penso 30 a testa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fase 1 fatta. Ci aggiorniamo domani per il condimento e l'aperitivo che avevo in mente, l'antipasto. Buongiorno a tutti! E tu hai già fatto colazione, sei a posto? Io preparerò i funghi surgelati, che saranno il sughetto per i nostri gnocchi di zucca. Padella, versare il prodotto con un filo d'olio e una noce di burro e cuocere per 15 minuti, aggiungendo a piacere il prezzemolo tritato, il sale, il pepe, va bene, ho tutto. Li preparo già così poi li scaldo soltanto e non dobbiamo aspettare perché devo preparare anche l'aperitivo. Ci fanno le unghiette, Matisse, basta, birbo. Birbotto, ma guardalo, guardalo questo gatto. Adesso aggiungo il sale. Sono troppo piccole, non ci sta. Vediamo se ho un'altra forma, un cerchio almeno. Vediamo se ho un cerchio, Matisse. Facciamone tre a testa. Sono belle cicciotte. Dovevo tagliarle un po' più sottili, vabbè. E a San Martino, quando sono stata là sabato, ho preso anche un vino, che dovrebbe essere un ribolla. Non so se ci va bene, se si abbina con gli gnocchi, ma non importa. Lo beviamo lo stesso. Non basta tu. Ah, ce l'ho fatta giusto in tempo. Faccio bollire l'acqua quando arrivano i miei, intanto mangiamo l'antipasto. E poi vi mostrerò come sono venuti gli gnocchi. Speriamo che non si sciolgano quando li faccio bollire, che tengano, se no la pasta ho una pasta di sicurezza. Che bello! Ed ecco la tavola apparecchiata. Ora aspettiamo. E guardalo che fa la danza del latte, Ciccetto. Ronfetto. Ecco, e adesso ci sono anche le pastine, che belle. Allora, adesso
i miei sono andati via, hanno portato via l'acero. È andato in terapia intensiva nel loro giardino perché non stava niente bene, povero. Non riuscivo a farlo di nuovo stare bene, insomma, nel vaso. Vediamo se in giardino si riprende. I gattini ci hanno aiutato. Vai a controllare il lavoro. Che bella giornata anche oggi, si sta benissimo in maniche corte in terrazza. Pazzesco.